Renu, Rana, Rana. Allora, no, miseria, mi è arrivata la notifica ora dopo 13 minuti che macello. Matteo, farai un orefizio in diretta Twitch? No, 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 te lo sogni. Adesso io ritorno, aspetta. Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Stavolta sono in diretta Twitch qui, mentre mi taglio la barba per la prima volta. Chi è che guarda il mio canale Twitch su Amazon? Matteo Montesi Official. E Matteo Montesi Official. Allora, adesso io qui, però mi scappa pure una cagata adesso. Ne potrei anche trattenere su questi discorsi, per privacy, però mi pare che la privacy e queste cose intime e personali bisogna trattenersi, perché anche per decoro personale bisogna trattenersi, però tanto le feci le facciamo tutti, c'è personaggi famosi che se le mangiano pure, gli escrementi, pensa un po', incredibile, incredibile. Allora, adesso arriviamo al dunque, dai, arriviamo al dunque. Allora, qui non c'ho niente, se vuol dire che non c'ho quasi niente, mi devo solo sistemare un tantino il pizzo di capo citrullo, di brabo citrullo. Ciccio Casolino, quindi alle 14 esce il video e non alle 13.45. Esatto, esce il video che ho fatto stamattina del viaggio. Allora, no, questo qui è un coso della dentiera. Guarda, qui c'è la dentiera. Vedi che la dentiera? Vedi? È un mastello, una cazzarola della dentiera questo qui, non è la carta igienica. Allora, adesso io lo sai cosa fa? Qui c'è il preparato, guarda un po', un preparato eccezionale, profuma di arancia. Ah, che bello! Guarda che bel cuore, guarda. Ah, che profumo. Qui adesso bisognerebbe che mi faccio una pulizia della faccia qui. Mi faccio una bella pulizia qui. Oh, adesso sì. Adesso sì, vedi. Ah. Guarda, Terenzio, neanche 50 è già con la dentiera. sì, c'ho la dentiera, c'ho. Neanche 50 anni c'ho la dentiera. Pensa un po' fra poco. Pensa un po' fra poco cosa ci avrò, caro mio, caro mio, stai in casa senza dentiera, babbo sale? Allora, come si chiama la crema, Matteo? Questa è fatta in casa, questa è una crema per il tipo scrub, è uno scrub, capito? Che io dopo mi ce lavo la faccia, mi leva i punti neri, mi leva gli escrementi della pelle del kebab, però profuma, capito, d'arancio, profuma d'arancio, profuma, non profuma del kebab, ma profuma, mi purifica il kebab. Oggi gli vado a mettere il nosse al fratello de Tekken. Ah, Marco Poccettone, sì, sto in bagno, Marco. Allora ringrazio a Marco in diretta stavolta, che fa pure la live, perché Marco m'ha acquistato questa qui, con queste lamette qui, Marco, eccole qui, guarda, sono arrivato quasi al limite, e poi sono arrivato alla fine, al termine ultimo di questi dentifrici, non so chi è che me l'ha fatti, te o un'altra persona questi qui, chi è che me l'ha mandati questi helmet, si è finiti tutti al massimo, ma ce ne vuole 50. Ti immagini invece da mandarmi quella volta quell'industriale, tutti quei posti, no? 3.000 euro di posti e mi mandava 3.000 euro dei dentifrici, ti immagini? Ti immagini, voi allavarmi tutto un continuo. Lieto che li usi per il tuo format sulla barba, eh? Marietto, tutto bello unto, sì. Jesse, no, miseria, non ci si crede, ti fai la grattacace in live, eh sì. Adesso però fo lo scrub e massaggio ben bene il kebab
E comunque oggi ho visto in posta un ragazzo pelato, un mastro lindo, che si era tagliato al massimo i capelli, però c'aveva la barba nera qui, era barba nera, e gli stava bene, eh? La testa a cappella e la barba nera, gli stava bene. Jack Black, te ce l'hai la barba, Jack Black? Jesse, pure io uso il bagno schiuma burro talco, Matteo. Il bagno schiuma burro talco, dove l'hai visto? Ah, sì, sì. Quello perché acqua e sapone, ogni tanto c'è i sconti, contro sconti. Caro mio, adesso prendo la mastella. Prendo la mastellina, questa qui, anni 2020 appostatata. Ci metto un po' d'acqua in modo che gli sciacquo le lamette, così le lamette se puliscono, se tolgono il pelo della barba. Però sta maglietta che è diventata uno straccio, un zerbino, bisogna che me la levo, me la devo levare prima, sta maglietta. Allora Jesse, occhio a non tagliare il kebab, sennò perde de valore. Esatto, devo stare attenti a non tagliarmi la laringoiatria. Perché Saturnio si è sbudellato la laringoiatria e ha preso un colpo secco a Saturnio. Poro Saturnio. Allora, qua c'è i peli dell'altra volta, oppure mi sa che si è tagliato babbo la barba con questo. Allora, Ciccio Casolino, mastro lindo, che splendore, basta che poi la barba non diventi lunga, perché vedevo gente con barba fino al petto. Quello è un po' troppo esagerato, quello è Brabbi Citrulli. Quelli con la barba fino al petto è Brabbi Citrulli. Un super trullo. No, quelli lì fanno proprio pena, dai. Però c'è chi è che gli piace, C'è delle donne che gli piace la barba fino ai piedi. Agli uomini, delle donne che gli piace, per gli uomini la barba fino ai piedi. Oppure i capelli fino al sedere. Così quando fanno gli escrementi si puliscono con i capelli. Però dai, dissociamoci da questi discorsi. Dissociamoci. È meglio una donna con i capelli lunghi fino al sedere che un uomo. Mica siamo tutti Tarzan. Vedi? Adesso io praticamente ho usato questo Nivea Men gel da barba, protezione immediata, 5 segni della pelle irritata, vedi? Questo è molto buono, è ottimo come prodotto. E poi di Marco Poccettoni uso questa lametta qui, che praticamente me ce ne rimase 3 della lamette di scorta, dopo è finito tutto. Dopo, come avete potuto notare da ormai mesi e mesi, Alex Profumo è scomparso dalla circolazione, però mi sa che non è di partito per la punturina, però ci dobbiamo dissociare, non è di partito, mi sa che c'è ancora, però non può collaborare più perché forse gli è successo qualche baratro, tanto a tutti ci succede i baratri. Non può più collaborare per la lista Amazon e delle cose di questo format. L'ultimo che ha collaborato è Marco Poccettoni. A posto. Vedi come taglia bene? Mi filo molto bene il pizzo. Dopo io prima ho mangiato la cipolla, c'è un alito che me se porta via di quanto me sa che tutto, se me sta qualcuno davanti me sa che lo strabalto di quanto puzza l'alito. E nammi, sai che puzza. Me pare l'alito, lo sai di chi? De quel poro ragazzo laggiù, sa gli occhi rossi infiammati, pare a un criceto con la rabbia. E quel ragazzo laggiù a Cinecittà dentro quella fabbrica lì che ho intervistato, che stava a menà quella, era fatto quel ragazzo, quello era fatto proprio, mi sa che aveva fatto uso di sostanze molto potenti di notte, si era fatto da solo. Però ci dissociamo, poro ragazzo. Lollo Barollo, quando tu mangi la cipolla non è che te profuma, tempesta pure a te, mica so io solo un kebab, anche tu sei un kebab, sei fatto di carne. Siamo tutti kebab candidati alla defunzione.
Mirko Papella, anche quando ti passi i diti tra le natiche. Marco, che bello, la barba montese in diretta. Grazie Marco, grazie. Guarda, oggi c'è da fa poco, non è che ce devo lavorare tanto nel volto di Brabbo Citrullo, però Brabbo Citrullo c'ha la barba lunghissima. Io invece il pizzo di Capo Citrullo, capito? Capo c'ha il pizzo e i peli corti, invece Brabbo c'ha la barba lunga, capito? Mette paura. Un Brabbo. Invece da di Brabbo Natale, Brabbo Citrullo. Infatti una volta quando sono andato con zia Mimmi, no, che nami alla festa dei frati cappuccini dei Recanati, che fanno le missioni, no, i frati missionari, c'era un fraticello che ha fatto anche dei film insieme con un attore, e io l'ho soprannominato Brabbo Citrullo, perché c'aveva un sacco di citrullo, c'aveva un sacco di barba lunga, questo Brabbo. Matteo, mi sa che a qualcuno piace che stai a petto nudo. No, a chi piace? A chi piace? Nessuno. A nessuno mi piace il kebab. Cioè, il kebab piace a tutti, però il kebab in carne ed ossa con attività motoria non piace a nessuno, dai. Guarda. Oh. Allora, guarda, questo pizzo mi pare che è troppo largo per i miei gusti, Mi pare che ci sono degli uomini che gli piacciono, ci sono degli uomini che gli piacciono. Sì, quelli uscì, c'hai ragione. Degli uomini c'è che gli piacciono, Caro mio. Però tanto chi è che nasce con gli ormoni femminili non si può dire cose, ci dobbiamo dissociare, però è la natura è così, che quando uno nasce con uomo che con gli ormoni femminili non gli puoi fare niente, non è che devi, non gli puoi dire niente, perché la natura è la natura, c'è poco da fare. Invece chi è che nasce con gli ormoni maschili in un corpo femminile pure non gli puoi dire niente, perché mica è colpa sua se è nato così. Chi è che poi di qualcosa e chi è che lo fa proprio di proposito, capito? Che, non, che c'hai gli ormoni in un corpo giusto, cioè gli ormoni in un corpo. Questi discorsi è complicati, però non bisogna fare una discriminazione, Ci dobbiamo dissociare dalle discriminazioni, Perché io ho conosciuto tante persone brave che c'hanno, che vivono una vita ordinata, giusta, però hanno gli ormoni diversi dal corpo che gli è stato concesso qui sulla vita. Cosa gli fai? Niente. Li devi rispettare e basta. Ognuno fa come gli pare, come si sente. Allora, io c'ho un ragazzo che si era innamorato di me, però purtroppo si è sacrificato perché io non lo volevo. Quello è una storia brutta un bel po', è una roba bruttissima, però ormai è stato, mica gliel'ho detto io da sacrificarsi, quindi bisogna che noi ci diamo una regolata e dobbiamo fare del tutto per sopravvivere e non sacrificarci per le persone che non ci accettano. Non vale la pena, capito? Non vale la pena. La vita è molto importante e viverla, no, sacrificarla per coppia, una persona che non ci vuole, a prescindere dai sessi. Lollo Barolo, non mi segui su YouTube, l'ho detto mille volte sto racconto, mille volte l'ho detto, che nel 2012 c'era uno che mi scriveva tutto un continuo, tutti i poemi lunghi, io non c'avevo manco pazienza da leggere perché era lunghi, l'ho letti mille volte con le lettere lì. Dopo ho saputo, ho avuto un telegramma dalla famiglia che mi ha avvertito che si era purtroppo però non si può dire, No Monte, questo episodio me sono perso. Com'è possibile che me le sue perso? No, Birichino, a prescindere, lascia perdere i genitali è una cosa a parte, però te quando ti innamori di una persona, a prescindere il sesso, è un problema, perché l'innamoramento, se non c'hai le possibilità da stare con una persona, è una roba brutta un bel po'.
Uno dice: tu ami una persona, è bellissimo, però se quell'altro non te ricambia, è un macello, è un macello, è tremendo, è tremendo. Se tu non sei ricambiato o ricambiata, è tremendo. E quindi chi è che l'ha sperimentato lo può capire. Però a me non mi dispiace per chi è che lo sperimenta, ma non è, ormai non è, non fa parte più di me, quindi non mi può fregare meno. Però mi dispiace per chi è che ne soffre, chi è che non è ricambiato o ricambiata, è una roba brutta un bel po', io non la auguro a nessuno. Un kebab che non è ricambiato da un altro kebab innamorato, due kebab che non è ricambiati, non va bene, no? Cioè, uno se crede che ama, quell'altro non ama, però te fa credere che ama invece per finta, è un macello, è un macello, è un disastro proprio. Quindi bisogna che famo del tutto, che se una persona, dobbiamo essere sinceri, se uno non ama veramente, gli dici guarda, mi fai compassione, sto con te per compassione, però quello non è amore, quello non è amore. Se uno ci sta, ci deve stare per amore vero, e basta, tutti due, se no è inutile starci, è inutile. Dopo sperimenti un amore che non è completo, quindi non è amore. Il problema delle coppie è un macello, è un macello. Quando te sei innamorato, innamorata, se non vieni rispettato, rispettata, che non sei ricambiato, te credi che all'inizio pare che sei ricambiato e tutto, dopo però, se tu ti accorgi che non sei ricambiato, l'amore anche poi ama quanto te pare, l'amore tuo è falso, si perde, perché anche tu ami veramente, sì, però se non sei ricambiato a sufficienza, l'amore tuo non serve a niente, perché non c'è un ricambio, capito? Non c'è un riscontro. Purtroppo arrivare su questi discorsi, queste riflessioni, è difficile. Se uno non ci passa ante la vita, non può mai arrivarci. Caro mio, quante cose. Quanti gradi è da te, Matteo? 50? No, qua fa 35 gradi all'ombra, ha messo l'allerta meteo, doveva fare il diluvio universale, invece non fa niente, decora. Marco Evrei: ciao Matteo, hai fatto un'ottima riflessione, grazie. Birichino: il pescatore del bestemmiatore, a noi non ci interessa niente perché non ci vado, è vietata la balneazione qui, tutta la riviera de Porto Recanati, è vietata la balneazione. Jackie, ciao Jackie. Allora, a chi interessa che faccio sti video con a chi interessa questi format? A chi piace i format del taglio de barba, della sistemazione del pizzo de brabo citrullo, di capo citrullo, Ciccio Casolino: da me 26 gradi, mentre ieri 31. Lollo Parolo: ma quante volte ti sei innamorato davvero, Matteo? Non si può dire, per privacy non si può dire. Non si può dire. Sempre a destra, sempre a sinistra, sempre sotto, sempre sopra e sempre da tutte le parti. Bisogna che noi non ci basiamo sulla politica. Dissociati, Jackie. La politica è il demonio stesso, proprio il demonio incarnato nella politica, per distruggerci i cervelli che ancora credemo a coloro che ci comandano e che fanno le leggi contro Dio e contro l'amore. Purtroppo la politica non aiuta, non agevola la carne del kebab. Allora adesso io mi devo lavare i denti perché trabalto i tavolini di quanto gli escrementi si sentono forti e vivi. Ecco, allora chi è che stavo dicendo, a chi è che gli interessa si format? Sente questo? Dai che eri primo. Allora, chi è che interessa si format e può sostenere il format unboxing mandandomi questo Helmex tutto un continuo sulla lista Amazon sotto le descrizioni dei miei filmati, e poi può contribuire anche per le schiume da barba che l'ho quasi finite. Dopo, se non ve va bene, me le compro da per me, come giusto che sia, però dopo non ve dovete lamentare che non fa il format. Adesso sì.
Mirko Papella dice: Matteo, è troppo quello dentifricio. Guarda, se tu adesso senti l'alito, dicevi buttacelo tutto, te conviene, mi avresti detto. Me lo dici lì perché non puoi sentire l'alito. Birichino, il colluttorio per usarlo c'ho bisogno di averlo. Non ce l'ho il colluttorio, se vuoi mandemelo te. Oidele, a me mi interessa il format di elaborazione motorini in modo da creare più rumore possibili. Madonna, che schifo, dai. Non è possibile. Lollo Parollo dice: Matteo, ammazza vampiri con l'alito. È vero, è vero. Trabalto i tavolini, se mi sente ne qualcuno. Madonna, su Cipolla, qui sono diventato proprio un escremento in persona. Caro mio. Ogni tanto bisogna affasse girà il frullì della lingua, perché la lingua tiene tanti microbi. Vedi, l'acqua è gialla, è il colore dell'acqua quando sputo, perché è mischiato tra sangue e cerume e escrementi e scarti di cibo tra un dente e un altro, quindi l'acqua diventa gialla, colore delle maniglie di zio Celentano. Apposta, mertoglio un'altra volta come ieri, tutto un continuo col filo interdentale, qualche escremento e le puzza e le puzza e l'impesta. Aspetta, vedi dopo come scappa fuori il sangue a me, tra un dente e un altro. Non c'è niente da fa. Guarda, Lollo Parollo, quando mi lavo la lingua mi viene sempre il conto di vomito. Il rinfaccio ti viene, il rinfaccio. Pure a me mi viene il rinfaccio, perché te chiappi il pomo di Adamo, il gargalozzo. Te chiappi il batocco. E le puzza, oh. Puzza de fogna, puzza de scremento. Proprio come uguale lo yogurt e la pappetta di zio Celentano che c'era nei labbri, l'odore uguale è. Veramente, guarda i corpi quanto puzzano i kebab. Oirela per dottor gengive sanguinanti, è vero? Ecco, a posto. Adesso ho fatto questo, io avrei quasi terminato io il format. Adesso l'unica cosa, vi ricordate cosa che mi manca come al solito immancabilmente? Il prep. Birichino, zio Celentano sputava l'arcobaleno e impestava l'arcobaleno. Zio Celentano, poro zio, era tanto bravo e buono, però se tu volevi la camicia a pua, basta che andavi vicino, ti diventava pua. Quando ti parlava, ti faceva diventare i pagni a pua.
De pappetta. Qui però mi brucia, devo usare la saponetta emostatica. Mi brucia. La placca puzza, si depositano i batteri in mezzo ai denti che mangiano i resti della carne, tutto un continuo. Vedi, bibita non gassata, dice. Eh sì, apposta in pesta. Oh, adesso ci... Guarda, tutti i brucioli, contro brucioli, sopra brucioli, sotto brucioli, tutto un bruciolo. Pensiamo un po' che Carlo Acutis, no? Quel ragazzo lì di 16 anni, Carlo Acutis, no? Nell'urna sta in una tomba, no? In una tomba del cristallo, come Cenerentola, che pare che dorme, pare proprio che dorme, però a forza da sta piegato così con la testa, gli si è incurnicchiato il cranio, però è intatto, pare che dorme, pare che da un momento all'altro si sveglia, guarda, è incredibile. Gli si sta a storce il cranio. Io l'ho visto, Carlo Acutis, un ragazzo santo, una santa anima del paradiso. Adesso starà in paradiso a gioire la felicità eterna, Carlo Acutis. E birichino, Dani è andato a magnà, la calotta cranica gli si è gonfiata come un pallone, ma mica tanto, no, gli si è storta un po', perché a forza da sta piegato, capito, ormai è 13 anni che è sepolto. A posto, dai, io ho fatto, adesso vi saluto e al prossimo format. E chi è che vuole un'altra volta questo format? Io sono ai sgoccioli della roba, non c'ho più, ho finito questo qui, Elmex, ho finito questi qui che si sta a rovinare tutto. Poi le bombolette finite, quasi finite. Poi questo qua è quasi finito, però questo qui ancora c'è, ancora c'è questo qui, guarda, intesa antirughe, vedi? Liposomi, ai liposomi. Allora, Terenzio, voglio un nuovo boccaggio, allora fai da sponsor e poi così vedrai il nuovo boccaggio. Se non fai da sponsor non vedrai mai niente, quindi fa da sponsor così vedi il nuovo boccaggio anche notturno. Capito, Mirko Papella? È finito tutto perché non fai da sponsor, perché sennò ricomincia tutto da zero e meglio pure di prima. Tutto sta a fa da sponsor. Tutti coloro che fanno le produzioni video e creano dei servizi audio e video c'hanno i sponsor, c'hanno la busta paga, c'hanno chi li finanzia. Uno che si autofinanzia da solo e sta ai propri fan a dare le risorse per creare nuovi servizi ai propri fan. A posto, no, non vado alla bottega, non prendo nessuna birretta, io devo bere tanta acqua che depura l'organismo, lo idrata e io fa bene, capito? L'acqua fa bene. A posto, io vi saluto e fatta finita e ciao a tutti, fine. Rena na Renu Dim, 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 dim
Dim dum 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 dum